Buon pomeriggio. Fa caldo? Sì. Un pochino, Bene, cerchiamo di tirarmi su morale parlando di aria condizionata. Io sono il responsabile per la consulente per la formazione e la comunicazione per Tecnoport, che è un'azienda veneta. Viviamo vicino a Venezia, credo che sia chiaro dall'immagine iniziale. Siamo nati nel 92, quindi abbiamo superato i 30 anni di attività lo scorso anno. Distribuiamo i nostri prodotti attraverso l'Italia, abbiamo attraverso una capillare rete di agenzie commerciali, abbiamo un collega che si occupa della gestione dell'area di Milano e provincia, e attraverso una rete poi di distributori di materiale elettroidraulico, più importanti in Italia, e non ultimo il fatto che abbiamo distribuito in tutto il territorio italiano centri di assistenza che sono in grado di stare vicino al progettista, sia in fase di pre-installazione che in fase di post-installazione dei nostri sistemi di condizionamento. Distribuiamo i condizionatori Tecnoport in quasi tutta l'Europa attraverso una rete di distributori, se si esclude la Romania e l'Ungheria, dove abbiamo più filiali dirette. L'azienda ha sede a Marcona, che è una evidente impegnativa per definire, una località industriale alle porte di Venezia, vicinissimo all'aeroporto di Tessera. Abbiamo aperto 3 anni fa una filiale commerciale, uno showroom, qui a Milano, a Cinque dello Basso, che è a disposizione del progettista per poter visionare, ascoltare, toccare, vivere cosa vuol dire poter condizionare e climatizzare in maniera invisibile nei locali. La produzione che vi presento oggi è una produzione italiana. I prodotti nascono in Italia, a Marcona c'è la produzione, il magazzino principale, il centro di ricerca, il centro di collaudo, l'amministrazione, dove facciamo la formazione, l'headquarter, diciamo così. Perché parliamo di condizionatori invisibili? Parliamo di condizionatori invisibili perché esistono dei reali problemi, delle esigenze particolari, che sono anzitutto dei limiti e dei divieti a installare i motori esterni nei centri storici. Perché ci sono palazzi vincolati dalle belle arti, perché ci sono anche dei regolamenti condominiali che spesso impediscono, vietano, limitano l'esposizione delle moto condensanti, anche se non si tratta poi di palazzi che hanno una particolare valenza architettonica. Perché ci sono a volte, questo me lo confermano i nostri centri di assistenza, delle reali difficoltà a montare e installare dei motocondensanti laddove magari non ci sono balconi, sono facciate lisce. Perché ci sono delle limitazioni anche nel poter utilizzare i balconi, perché se io ho il balcone, soprattutto in palazzi antichi, i balconi non erano mai grossi e terrazze, vengono impicciati, impegnati con l'esposizione del motocondensante, non riesco più a soffrire della possibilità di andare su questo balconcino. In più esiste una giurisprudenza, come dicevo prima, il primo problema che viviamo qui in Italia, si sente bene fino in fondo? No. Il problema che abbiamo qui in Italia è di avere una legislazione, anzi faccio una parentesi, mi chiedo scusa se sto seduto, e non è per mancanza di rispetto nei confronti della platea, ma sono stato operato la schiena poco più di un mese fa, quindi ogni tanto ho bisogno di rilassare i muscoli della schiena. Dicevo, una giurisprudenza che ci lega a certi obblighi particolari. Il primo limite è quello di andare contro l'articolo 1120 del codice civile, che si parla proprio, dove si parla di decoro architettonico. Cos'è il decoro architettonico? Che riguarda comunque, lo accennavo prima, sia gli edifici di pregio, sia le ricostruzioni popolari, che in ogni caso hanno una loro linea, che non può essere danneggiata da opere che la modificano, anche quando queste opere siano pur fatte per il singolo condomino proprietario che ne va a usufruire il beneficio. Quindi non è vero che vale solo per il palazzo che è alla vostra destra storico, ma vale anche per quello un po' meno bello. Poi esiste un decreto legge che è stato fatto dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo nel 2004 e parla anche in questo caso di decoro architettonico. Ci sono dei limiti, non la posso montare oltre i 2 metri di distanza dall'altra finestra, se faccio delle cose abusive sono obbligato a ripristinare la situazione precedente. Vado abbastanza veloce su queste normative, se no mi dilungo troppo, ecco il Use Slide, se volete, infoprogetto per fare vedere direttamente nella vostra casella di posta elettronica. Bisogna chiedere una scia se si parla di decoro architettonico, se la zona è vincolata, si è obbligati a chiedere una scia. E scia lo sapete benissimo, vuol dire tempi, costi, attesa, avanti e indietro negli uffici tecnici dei comuni. E non è sempre detto che poi questa scia venga comunque concessa. La Cassazione, in alcuni casi, ha stabilito che si può andare anche oltre al puro problema di ordine amministrativo. Ci sono state anche delle ricadute di ordine penale, il caso in cui sono state fatte delle installazioni abusive su particolari pregi di palazzi,
o laddove sono stati dei danni biologici per la troppa rumorosità delle moto condensanti esposte. Faccio l'esempio di Venezia. Venezia, per chi la conosce, è fatta di cavi oltre che di grandi viali. In queste cavi c'è una rifrazione sonora notevole, quindi spesso sono state fatte delle cause in cui è stato obbligato chi ha installato a smontare tutto quanto, vale per Assisi, vale in quelle zone dove non ci sono rumori di sottofondo perché sono spesso esclusivamente di adibiti a zone petrolari. Questo è quello che dice una vostra collega, che purtroppo è mancata prematuramente: se volete una vita facile non fate l'architetto. Nonostante tutto quello che si dice, nonostante tutto quello che abbiamo detto prima, voi girate l'Italia e sicuro vedete cose che nessun essere umano, nessun architetto avrebbe mai visto volentieri. Qui mi taccio. C'era anche una musica drammatica e triste sotto. Di drammatica da circo. Io mi astengo dal suonare e dal cantare perché sono una campana suonata. Forse è meglio stare in silenzio e guardarsi. Sì, il silenzio è anche un modo giusto per contemplare con una tristezza questo io, però. Queste sono le soluzioni naif, no? Delle proposte che sono di grado. Quello con i finti mattoni è meraviglioso. E qui, dovunque. Finiamo questo giro di convegni, scatta la risata, ma c'è poco da ridere onestamente. Come dice Renzo Piano, un brutto libro posso non leggere, una brutta musica posso non ascoltarla, ma il brutto condominio che ho da fronte a casa sono obbligato a vedere. Quindi parliamo di cose serie, no? Cerchiamo in occasione di questi incontri di farvi avere un punto di vista chiaro, onesto, di cosa vuol dire poter condizionare, quindi non rinunciare a un benessere abitativo senza andare a incorrere in noie, rogne o cose che non si possono fare a termini di legge. Chi si è avvicinato al nostro tavolo già in mattinata ha visto che noi abbiamo un catalogo generale che sono circa 180 pagine, dove abbiamo tutti i prodotti che trattano l'aria, dallo split residenziale fino ai sistemi a portata variabile, ai pompe di calore, al ricambio dell'aria attraverso la WMC. Però siamo anche l'unica azienda che opera nel settore che è in grado di mettere a disposizione del progettista un catalogo, è un estratto di quello generale, esclusivamente di prodotti che vanno a condizionare in maniera invisibile dall'esterno. E sono di diversa tipologia, cioè dal più semplice al più impegnativo. Ci sono aziende che fanno qualcosa di analogo al nostro, ma che mi mettono a disposizione tutta questa gamma di prodotti, non esiste nessuno. I primi, allora, si dividono in due categorie, anzi tre. Scambio aria-acqua, scambio aria-aria e scambio acqua-aria. Il primo prodotto che molti di voi anche questa mattina mi hanno nominato è il monoblocco, l'unico per intendersi, lo conoscete tutti come unico, un prodotto che da 30 anni è entrato nell'uso comune. Si chiama unico perché una volta era veramente l'unica alternativa al condizionatore, anche noi abbiamo i nostri prodotti, però che si chiamino Tecnopoint, che si chiamino unico, che si chiamino Innova, bellissimo prodotto e anche di grosso design, hanno tutti quanti dei limiti, oltre che dei vantaggi. I vantaggi sono la semplicità di installazione, non bisogna neanche avere il patentino FGAS per montarlo, sono abbastanza relativamente economici e poco invasivi perché al di là dei fori fatti sul muro perimetrale non devo fare nessun altro lavoro di installazione. Però hanno dei limiti, che sono innanzitutto la rumorosità eccessiva. Questo perché? Perché all'interno della stessa struttura io ho un compressore che gira, che è quello che fa forse meno rumore, una ventola che manda l'aria all'interno del locale, una ventola che spelle l'aria perché ci sia lo scambio termico, quindi ho tre pressioni sonore che si sommano, probabilmente singolarmente non sono tante, ma sommate fanno noia. Se poi lo metto in una camera da letto, lascio a voi presentare che non è che sia il massimo del comfort. Poi hanno bassa potenza, bassissima modulazione, se non ho una parete perimetrale o quel locale non lo posso certo condizionare, se il locale è piccolo le potenze sono basse, sono obbligato a metterne più di uno all'interno dello stesso locale. Quindi questi sono i limiti strutturali, progettuali, produttivi di qualunque prodotto che sia definito monoblocco a doppia uscita, qualunque sia il produttore che lo presenta. Quindi non mi ci dilungo più di tanto, c'è il catalogo, li vendiamo, li produciamo, ma non sono certo la punta di diamante della nostra produzione. Poi abbiamo un modello particolare, si chiama Lifestyle, che oltre ad essere magari anche bello esteticamente, oltre che fare caldo e freddo, anche garantisce il ricambio dell'aria, quindi fa una
pseudo funzione di VMC. Da lì gli altri si sono fermati, da lì noi siamo partiti. Ecco, questo rendere diverso il concetto di climatizzazione ci ha consentito negli ultimi anni di ottenere delle gratificazioni da parte degli ordini professionali in occasione di manifestazioni come queste. Siamo stati riconosciuti come azienda con un prodotto innovativo, più sostenibile, la miglior soluzione architettonica per risolvere determinate esigenze. Non mi sto a dilungare sulle medaglie. Nel 2018 il Politecnico di Milano ha inserito l'IDRA, che è il nostro prodotto di punta nel trattamento dell'aria, dell'acqua aria, come prodotto nel percorso di efficienza e innovazione. Parliamo di monoblocchi, gli altri da qui fuori. Noi abbiamo un monoblocco che non ha bisogno di bucare le pareti esterne, si chiama Caio, e anziché scambiare con l'aria, scambia con l'acqua, semplice, forse l'uovo di Colombo. E questo qua è un canalizzato, io lo posso sistemare in qualunque parte dell'abitazione, non ha bisogno di sfogo con l'esterno, è silenzioso, è facilissimo da montare. Essendo un monoblocco, anche in questo caso non necessita del patentino gas perché non devo fare delle linee frigorifere, e lo posso sistemare dovunque. Poi attraverso una canalizzazione io posso arrivare a condizionare, ripeto, in freddo d'estate e in caldo d'inverno, fino a 4 locali attraverso dei pneumi, dei canalizzati. Quindi io che cosa vedo fuori? Nulla. Si chiama invisibile per questo, perché lo posso mettere in una controsoffittatura, in un disimpegno, dovunque io ho la possibilità di portare l'energia elettrica per alimentare e l'acqua di carico e scarico come una normale lavatrice. Poi non ho bisogno di nient'altro. Ecco, questo gli altri non lo fanno, noi sì. Poi abbiamo l'IDRA. Ecco, l'IDRA invece è un condizionatore vero, vero nel senso che è fatto di due elementi, la moto condensante e le evaporanti che vanno per portare l'aria nei locali. Come funziona questo? Questo scambia con l'acqua anziché con l'aria, come nel caso del carico. Ora, non ci vogliamo prendere meriti che non ci spettano. Noi non abbiamo inventato le condensanti acqua-aria. Esistono da 30 anni. La Hermes e tantissime altre aziende le hanno fatte, le continuano a fare. Però uno dei limiti di questa tipologia di prodotto era l'elevata necessità di acqua per farla funzionare. Ecco, noi l'abbiamo resa inverter. Quindi su una moto condensante IDRA, come quella che avete visto sul nostro tavolo, io poi posso collegare qualunque tipo di evaporante, non sono obbligato allo split. Se non voglio vedere lo split posso mettere il canalizzato, se sono in un'attività commerciale posso mettere il casco, se sono in una mansarda posso mettere il fancoil al pavimento. Quindi che vantaggi ho nell'inserire un prodotto di questo tipo? Anzitutto le rese più elevate. A parità di potenza nominale, un 12.000 BTU che scambia l'acqua ha una resa, in termini di consumi di potenza erogata, il 30% superiore alle macchine di espansione diretta. Perché? Perché l'acqua non cambia temperatura con il cambio della temperatura esterna. Oggi ci sono 28 gradi, d'estate ce ne sono 35. L'acqua con chi utilizzo, che sia di falda, che sia di acquedotto, che sia di accumulo, mantiene costantemente la stessa temperatura, quindi ho un delta T più facile da raggiungere, quindi utilizzo il 50% di energia elettrica e quindi metto meno CO2. L'acqua è la forza energetica più pulita come io posso utilizzare. È facilissimo da montare, è molto piccolo, è silenzioso perché il prodotto ha una, diciamo, rumorosità, una pressione sonora di 48 decibel. Perché? Perché non ha nessun organo meccanico che funziona all'interno a parte un compressore della Mitsubishi. Non ha vento, non ha batteria, non ha bisogno di presa d'aria, quindi lo posso prendere e mettere in un armadio, in una controsoffittatura, sotto il lavello della cucina, nei pensili della cucina. Dopo io posso portare le due cose che servono per farla funzionare, acqua e elettricità. Non so se avete notato, io parlo di utilizzare l'acqua, non parlo di consumare l'acqua. Bisogna che abituiamo alla lingua italiana, una lingua molto precisa, ci consente di utilizzare i termini esatti per qualunque concetto io voglio esprimere. Cos'è che io consumo? Qualcosa che cambia stato. Consumo il gas, perché lo prendo, lo brucio, consumo la benzina, consumo le gomme, si usurano, ma l'acqua io non la posso consumare, la prendo, la utilizzo per tutti i miei bisogni, esigenze quotidiane, poi la ributto nel circuito dell'acqua, quindi la metto e la butto nello scarico. Poi può essere acqua pulita, può essere acqua sporca, saponata, poi quest'acqua depurata rientra in circolo più o meno lentamente. Io poi la vado a ricaptare e a riutilizzare a distanza di tempo. Quindi l'acqua è una cosa che io non consumo, uso. Devo solamente usarla in maniera corretta, usandola il meno possibile. E qui scatta il discorso dell'inverter. Noi abbiamo reso quel prodotto che esiste da sempre sostenibile, perché siamo un'azienda che ha la miglior resa in termini di funzionamento e il più basso numero di litri di funzionamento dell'acqua.
perché abbiamo una valvola elettronica, un'elettronica, che consente alla valvola di aprirsi fino a 3000 step rispetto alle nostre concorrenti che al massimo arrivano a 300. Quindi questo ti consente di gestire il flusso d'acqua a livello di goccia. E se confronto un 12.000 BTU come quello che c'è sul tavolo, per funzionare a una media di 80-85 litri ora, contro la doccia, la lavatrice, la lavapiatti, vi rendete conto che un corretto utilizzo, anche in un appartamento che difficilmente lo tengo acceso 10 ore al giorno, non mi va a utilizzare meno di un metro cubo, contro prodotti che funzionavano a 180, 200, 300 litri ora costanti, dal momento in cui lo accendevo al momento in cui lo spegnevo. Posso utilizzare anche l'acqua di recupero, non è che devo prendere l'acqua dell'acquedotto e buttarla via. Se ho la possibilità di fare un progetto, di tirare una vasca di recupero pluviale, posso usare. Se ho lo spazio, posso usare accumuli di acqua da 200-300 litri e lavorare ad anello, se ho la possibilità di farlo. Se non sono al settimo piano, in un centro storico o in un negozio dietro Rialto a Venezia o a Ponte Vecchio, dove il bagno è 1 metro per 2, quindi non ho sicuramente la possibilità di fare dei recuperi. Lì devo per forza lavorare con l'acqua a perdere. La macchina non ha qualunque acqua tu gli dai, lei funziona. Milano è avvantaggiata perché lavora con delle falde d'acqua abbastanza interessanti rispetto ad altre zone dove purtroppo l'acqua si fa un po' più fatica a reperire. Esistono tre tipi di idra: l'idra Next, che è il più completo e più venduto, l'idra Eco, che è un modello che consente tramite la certificazione della classe A con 3 più dietro di poter usufruire non solo della detrazione ma anche del conto termico 2.0. E l'idra Eco e l'idra Wine, che c'è un manifesto di Fasola, che sono delle macchine che nascono per poter garantire estate e inverno la stessa temperatura anche di 10 gradi, qualora fa freddo fuori, all'interno di locali, possono essere cantine, vino, bar, enoteche, laddove bisogna mantenere non solo la temperatura ma anche il grado di umidità costante. Ecco, questa macchina è in grado di poterlo fare in maniera comunque invisibile dall'esterno. Come si declina? Sono in chiusura. Non lo so, veramente non vedo ancora metà della parlare. Volete che vada avanti o mi tacco le ali? Lo trovate interessante, se facciamo a furor di poco, no, vado veloce. Come si declina questa macchina? In 4 possibilità, mono, 2 al 3 alle 4, quindi dal mono locale fino al 4 stanze. Il mono locale non è solamente il picco, io posso avere una macchina da 36.000 BTU con un canalizzato e poter fare canali anche lunghi, quindi non ho grossi limiti. La posso montare dove? Ripeto, vado veloce, ma tutte queste cose voi le trovate sulle slide. Io posso montarla fino a 10 metri di dislivello tra la motocondensante e il locale che devo poi condizionare. E dal momento in cui vado in verticale sono 20 metri per ogni linea frigorifera che tiro. Lascio perdere tutte le detrazioni. L'elfo. L'elfo non c'era, l'elfo l'abbiamo inventato. Cos'è l'elfo? È un monoblocco che si sdoppia. C'è una motocondensante e l'evaporante. In questo caso devo forare il muro per fare lo scambio termico. Solo che la moto condensante la posso mettere in un locale remoto e portare gli iscritti nei locali che mi serve il condizionare. Tutte macchine fanno chiaramente caldo, freddo e umidificazione. Anche in questo caso si declina in varie funzioni, mono da 12, mono da 18, 2 da 14, 2 da 18, 3 da 24. E poi abbiamo un mini VRF se ho bisogno di più stanze. Ecco, il mini VRF riesco a condizionare fino a 9 locali. Quindi negozi grossi, impegnativi, uffici, cioè studi professionali, banche. Ecco, questa è la soluzione in un centro storico, di poter avere una macchina di grossa portata senza toccare le facciate o andare a chiedere permesso al cortile del vicino. Anche nel caso dell'Elfo si può montare a 20 metri di distanza ogni linea e a 10 metri di dislivello. Velocissimo l'Atena C, novità di quest'anno, è la prima pompa di calore completamente invisibile dall'esterno. Perché è bello parlare di sostenibilità, di risparmio energetico, ma se non posso mettere la pompa esterna, io come faccio a fare tutte queste belle cose? Ecco, l'Atena mi consente di poter utilizzare una pompa di calore ad alta resa a bassissimo consumo, perché la pompa di calore consuma un watt ne rende 4, da 5, 7, 9 potenze di kilo, all'interno di un locale tecnico. Produce acqua calda e acqua fredda tecnica e contemporaneamente acqua calda sanitaria. Mi consente di staccarmi dal fossile e di poter lavorare tranquillamente solo con l'energia elettrica a bassissimo consumo e a un 50% di emissioni di CO2 nell'atmosfera. Il sapere rende liberi, diceva Socrate, la non conoscenza rende schiavi. Quindi se fino ad oggi vi siete dovuti arrangiare, fidarvi dell'idraulico, a fazzonare soluzioni, adesso avete gli elementi per poter decidere come e in quale modo, secondo le vostre condizioni, secondo ogni singolo cantiere, risolvere l'esigenza
di condizionare il caldo e freddo, piccolo, locale o terziario. Velocissimamente, qualche referenza. Siamo proprio lunghi. Tirati, non lo so, ma un suo progetto abituato. Chiedo scusa al collega che verrà dopo. Come vedete sono posizionabili dovunque, da palazzi storici a situazioni anche meno impegnative. Nel frattempo che mando le immagini, vi chiedo se volete, vi invito a registrarvi nell'area riservata, specificando la vostra attività, perché solo in questo modo voi potete accedere alle informazioni e a una documentazione tecnica che è preclusa e vietata all'utente finale. Quindi schede tecniche, manuali, voci di capitolato, gli Excel, i file per poter stabilire qual è il prodotto migliore anche in termini di risparmio energetico. Avete a disposizione un ufficio tecnico, come me, un ufficio commerciale e un ufficio marketing. Io vi ringrazio, chiedo scusa al collega che l'ho tirato in lungo. Se avete bisogno di maggiori informazioni, perché penso di avermi tirato troppo tutto veloce, noi siamo là perché ci buttano fuori al pranzo delle stelle. Grazie e buona continuazione a tutti.